Allora, buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Emanuele Cassano, lavoro in One Team SRL come BIM Manager. La mia attività prevalente è quella di aiutare, diciamo, le aziende nel loro percorso di implementazione BIM, aziende di tutti i tipi, da stazioni appaltanti, progettisti, imprese di costruzioni, eccetera. Mi occupo anche di progetti, diciamo, di implementazione CDE, insomma, un po' tutto quello che riguarda l'ambito BIM. Nella mia vita passata ho fatto il libero professionista, lavorando sia in ambito di modellazione BIM, gestione BIM, ma anche in ambito di coordinamento sicurezza e direzione lavori, per cui posso portare quel po' di esperienza che avevo nella vita passata, sicuramente, e insieme alle implementazioni che abbiamo effettuato in questi anni insieme a One Team e ai nostri clienti, per potervi raccontare quello che un po' abbiamo, diciamo, messo in campo e anche degli sviluppi futuri possibili sui processi digitali per il monitoraggio dei lavori. Quindi sicuramente parliamo della fase di cantiere, se noi andiamo a guardare Ciao Marco, cosa ci ha portato senti, diciamo, ti volevo l'innovazione chiedere una cosa. tecnologica. Mi sono che se non è che Scusate, manca. sento una voce di sottofondo. Come fate le professioni, poi fate con. Ok. L'evoluzione tecnologica degli ultimi anni ci ha portato, ovviamente, come ben sapete, ad avere dei modelli digitali che ci permettono di avere informazioni direttamente sul modello e queste informazioni le possiamo recuperare veramente da ogni dispositivo che abbiamo a disposizione. In questo caso vediamo i principali dispositivi desktop, diciamo, e mobili. Andando un po' più verso il futuro, ovviamente i dispositivi andranno anche a cambiare, stanno iniziando ad esserci diciamo, delle applicazioni su realtà virtuale, realtà aumentata, realtà mista. Tra un attimo vediamo le differenze. Quindi i dispositivi diventeranno anche diversi, stanno iniziando ad essere commercializzati, già in realtà da qualche anno, ma i visori oculari, probabilmente sapete, l'anno scorso l'ha commercializzato anche la Apple, quindi tutte le grandi aziende stanno un po' seguendo, per cui diventerà una commercializzazione un po' più ampia e sicuramente ci saranno delle applicazioni che potranno essere a disposizione anche da questo punto di vista per poter visualizzare e gestire i modelli anche, diciamo, non solo con uno schermo davanti, ma proprio essere immersi all'interno del modello. Quello che andiamo noi a studiare sono le diverse fasi del processo, quindi analizzeremo un po' le diverse fasi, ovviamente concentrandosi sulla fase di cantiere, quindi sulla fase di qui denominata come build, nel senso che comunque il webinar è improntato sul monitoraggio dei lavori, quindi su come aiutare chi va in cantiere per verificare i lavori, quindi essenzialmente le figure di direzione lavori, coordinamento sicurezza o le figure di controllo dell'impresa, a utilizzare processi digitali di diverso tipo. Abbiamo parlato ovviamente di sguardi al futuro, ma anche quello che abbiamo a disposizione adesso ed è già studiato, implementato e utilizzato diverse volte, per poter in qualche modo migliorare tutte le procedure di controllo, gestione e verifica dei lavori, che altrimenti verrebbero fatte essenzialmente su carta o comunque su documenti un po' sparsi e che quindi non avrebbero un fattore comune. La digitalizzazione ci ha portato ad avere una serie di dati, okay, da poter utilizzare durante queste fasi di processo. Abbiamo, diciamo, un input che man mano viene implementato nelle fasi di processo, che proviene, se faccio un rilievo, da una possibile nuvola di punti che mi restituisce sia il rilievo geometrico, ma eventualmente sui punti posso anche inserire informazioni relative, non so, ai materiali o a diverso tipo. Ovviamente, me lo do quasi per scontato, abbiamo i modelli BIM, quindi tutte le informazioni relative al modello che dalla fase di pianificazione alla fase di esercizio, aggiungendo man mano dimensioni, vanno a elaborare tutto ciò che è possibile a livello di informazioni di tutti i tipi e ci permettono anche di estrapolare poi tutti gli elaborati che ci servono. Abbiamo i dati GIS, che quindi riescono comunque ad ampliare
la gamma di dati BIM e a gestire tutta la parte territoriale, la gestione diciamo dei dati di questo tipo, con una grossa correlazione tra il BIM e il GIS con il possibile passaggio di dati. E poi tutta una serie di altre risorse che continuano comunque ad esserci. Se abbiamo dei dati di programmazione, ad esempio, giusto per fare un esempio semplice, possiamo prendere una programmazione, collegarla ad esempio al BIM e fare dei 4D per poter gestire sia diciamo, per poterli gestire sia in fase di progettazione, per poter pianificare quella che è poi la costruzione, ma anche gestirli in fase di costruzione, ad esempio per gestire la possibilità di visualizzare delle interferenze in cantiere grazie a un 4D, oppure la possibilità di pianificare l'esborso di costi. Se io aggiungo al 4D la parte di costi, quindi lo faccio diventare 4 e 5D, ovviamente ho la possibilità di pianificare quelli che saranno i costi durante il cantiere. Questa qui magari è un'applicazione un po' più lato impresa. Tutti questi dati, quindi, derivano ovviamente dalla parte di modellazione. Parte di modellazione che però non dobbiamo dimenticarci, anche le sue logiche di visualizzazione. Ok? Ovviamente la parte importante del BIM è la I, la parte di informazioni, però perché non dare un po' spazio anche a tutto ciò che c'è sulla parte visualizzativa? Molto, molto lo facciamo dal punto di vista della gestione delle dimensioni. Pensate solo alla clash detection. La clash detection la facciamo con la gestione semplice delle geometrie. Grazie ai dati possiamo selezionare gli oggetti e fare delle clash un po' più mirate, però alla fin fine la clash detection sono interferenze tra geometrie. Il potere visualizzativo è quello che poi andrà, diciamo, anche a influenzare gli strumenti che utilizziamo nell'ambito della gestione, soprattutto della fase di lavori ed eventualmente di manutenzione. Le immagini che vedete sono tutte immagini prese da quello che si può fare con dei visori oculari, e l'idea è quella proprio di andare a visualizzare il contesto di cantiere, o comunque il contesto del nostro progetto, in un ambiente reale in modo da poter fare delle operazioni. Operazioni che possono essere di diverso tipo, dalla semplice visualizzazione di un'operazione. Possiamo, dal punto di vista della sicurezza, possiamo formare il personale con questo punto di vista. Quindi avere sicuramente un qualcosa di simile al reale che mi insegna quali operazioni che devo fare può essere utile per evitare di fare operazioni potenzialmente rischiose. Ma possiamo vederle anche dal punto di vista della gestione, della direzione lavori. Io vedo effettivamente un confronto tra quello che è stato modellato e quello che è stato effettivamente poi costruito. Grazie a degli strumenti posso anche selezionare degli oggetti e magari modificarne degli attributi che mi permettono poi, ovviamente anche con un lavoro di back office, di fare dei calcoli, dei filtri e vedere cosa effettivamente è stato fatto, magari per uno stato di avanzamento lavori. Questa cosa si può portare anche in fase di manutenzione, ovviamente se io ho a disposizione, oltre che alla parte di visualizzazione, tutta una serie o l'accesso a una serie di dati sui dispositivi e sulle cose a cui devo, sugli oggetti a cui devo fare manutenzione, sugli impianti soprattutto, può essere una questione molto, molto importante. Allora, da questo punto di vista, è possibile, diciamo, avere a disposizione su un dispositivo mobile, quindi il manutentore ha più accesso facilitato ai dati perché vede effettivamente l'oggetto a cui deve fare manutenzione, che deve sostituire, lo vede uguale. Nel modello, i modelli solitamente di questo tipo vengono, non è il termine corretto, georeferenziati, però si vengono messi con delle coordinate precise grazie a dei QR code che vengono scannerizzati, in questo caso da un tablet, ad esempio, e quindi è possibile avere il modello nella posizione reale. La mixed reality è proprio questo, vedere in maniera immersiva insieme sia la parte reale, quindi il visore oculare non è opaco, ma è trasparente perché vedo sia la parte reale a cui viene aggiunta la parte virtuale, okay? A differenza della virtual reality dove il visore mi crea completamente l'ambiente circostante, non vedo la parte reale, quindi essenzialmente devo stare fermo perché non vedo dove sto andando, mentre con la mixed reality ho la possibilità in più del vedere effettivamente l'ambiente circostante, quindi ho proprio un'esperienza immersiva a
all'interno del mio cantiere o del mio sito produttivo. Posso fare diverse cose, sempre dal punto di vista della visualizzazione. Posso simulare l'ambiente, ok? Questo magari non lo vedo con gli strumenti oculari, ma lo posso vedere anche su schermo, però l'ambiente simulato mi permette, con una visualizzazione 4D, di avere, al contrario del modello completo, una visualizzazione di quella che è la fase specifica di cantiere, quindi di quella che è la situazione in un determinato momento, potendone delineare soprattutto, direi, i rischi dal punto di vista della sicurezza. Può essere che senza uno strumento del genere, magari solo in planimetria, avendo delle planimetrie CAD, non mi renda conto di alcune cose, di alcune mancanze dal punto di vista dei dispositivi di sicurezza, sia a livello generale di cantiere, ma anche a livello particolare di postazione di lavoro. Quindi sicuramente avere anche solo appunto a scopo visualizzativo uno strumento del genere può essere utile a rendermi conto di alcune cose, tenendo anche conto che poi ho tutta la parte di dati da poter aggiungere, quindi eventualmente posso fare anche computi dal punto di vista della sicurezza. La parte della quarta dimensione, se in questo caso poi vado a disegnare gli spazi di lavoro, può essere utile anche per un controllo, in questo caso un po' più deciso con software, delle interferenze delle postazioni di lavoro, che poi è uno dei compiti del coordinatore per la sicurezza, se non il primo compito. Questo ce lo siamo già detti. Grazie agli nuovi strumenti ho tantissime possibilità di visualizzazione. Fino adesso abbiamo per la gran parte utilizzato i PC, ok? Magari non portandoseli direttamente sul sito, ma andando in cantiere ancora col foglio di carta su un blocco e una penna, segnandomi le cose, poi tornando in baracca o in ufficio e magari aggiornando alcuni aspetti del mio modello BIM, se ce l'ho, grazie agli appunti che mi sono preso. Ovvio, la possibilità di raggiungere il modello con dei dispositivi mobili, che sia uno smartphone, che sia un tablet, ovviamente il tablet è un po' meglio dal punto di vista della visualizzazione perché è più grande, o che siano comunque degli strumenti ancora più avanzati, mi permette di evitare un po' di lavoro di back office, che vuol dire recuperare del tempo, ma può voler dire anche diminuire gli errori nel passaggio tra occhio, carta e poi modello BIM in ufficio. Quindi sicuramente con tanto di possibilità fotografiche da questo punto di vista. Quindi sicuramente le strumentazioni che abbiamo adesso a disposizione e che man mano saranno sviluppate, andremo a migliorare, ci permetteranno sempre di più di avere a disposizione di poter visualizzare effettivamente quanto fatto nella realtà di cantiere. Qui abbiamo proprio le tre differenze. Qui in basso a sinistra c'è un ambiente completamente simulato. Qui c'è un ambiente di via di mezzo tra quello simulato e l'ambiente reale, però ancora visibile su tablet, quindi non è completamente immersivo, mentre poi la visualizzazione oculare è quella che va sull'ambiente immersivo. Volendo dare uno sguardo ulteriore al futuro, okay. Queste sono delle immagini prese da pubblicazioni internazionali. Si stanno facendo a livello di ricerca anche degli automatismi. Fino adesso vi ho parlato di visualizzazione, di sistemazione a mano di alcune cose. In questo caso, gli automatismi prevedono essenzialmente degli algoritmi che, nel caso di sinistra, ad esempio, vanno a contare sulla base di fotografie quelle che sono le barre di armatura. Quindi sono riusciti a creare un automatismo che nelle foto va a leggere la differenza tra una barra e l'altra per poter, diciamo, in poco tempo in cantiere verificare che il numero di barre di armatura consegnate sia idoneo all'ordine. Mentre nella figura di destra è una questione a più ampio respiro, è la questione dei ritardi dei lavori, dove effettivamente grazie a strumenti di riconoscimento degli oggetti in cantiere, sono sempre algoritmi che riconoscono gli oggetti presenti in cantiere, li confrontano col modello, okay?
quindi confrontano il modello in un determinato momento con gli oggetti in cantiere, e quello che si riesce a fare è automatizzare. In questo caso, in questa ricerca, automatizzavano il confronto tra il costruito e il modello, nel vedere appunto cosa è stato fatto prima, quindi cosa è stato fatto in anticipo, cosa è in tempo e cosa è in ritardo, tramite una semplice colorazione tra il verde e il rosso. Quindi queste sono possibilità che attualmente sono in fase di ricerca e sviluppo, però qualcuno lo sta facendo. Tornando un attimo alla gestione, diciamo, della documentazione, quindi il cantiere è fatto sì di delle possibilità di visualizzazione, ma alla fine poi dobbiamo gestire anche un bel po' di cose. Qual è il punto cardine attualmente che possiamo avere pronto domani se lo attiviamo, oppure abbiamo già pronto da un po' di tempo, perché comunque ormai sono un po' di anni che si parla di questa questione? Sicuramente l'ambiente di condivisione dati. Ambiente di condivisione dati a cui è stata data una grossa spinta a partire dal 1 luglio 2023, con l'obbligo da parte delle stazioni appaltanti di doversi dotare di un ambiente di condivisione dati dato dal nuovo codice degli appalti. Prima era obbligatorio usarlo, ma non era obbligatorio che la stazione appaltante ne avesse uno. Okay? Adesso invece la stazione appaltante deve avere il suo ambiente di condivisione dati, che in tal caso si può parlare con l'ambiente di condivisione dati delle imprese per poi gestire la parte di cantiere. Quindi bisogna valutare anche questa possibilità. Cosa ci serve l'ambiente di condivisione dati essenzialmente? L'ambiente di condivisione dati ovviamente può essere utilizzato dal team di progettazione, dal team di costruzione, per parlarsi con la committenza, per parlarsi tra di loro in prima istanza, e poi per parlarsi col team di committenza, in modo da poter scambiare sì i modelli BIM, ma anche tutta quella documentazione necessaria ad avere permessi, a gestire le riunioni, a gestire sopralluoghi, a gestire tutto quello che bisogna gestire in cantiere, le approvazioni, eccetera, eccetera. In questo caso vedete visualizzati diciamo, i moduli di Autodesk Construction Cloud. Quello di cui voglio parlarvi oggi, essenzialmente più degli altri, è il modulo Build, che è quello che in qualche modo aiuta il monitoraggio in cantiere, quindi quello che dà una spinta nell'effettuare alcune operazioni per automatizzare e per gestire in maniera digitale le operazioni di monitoraggio in cantiere. Questi sono riprese dei vari moduli. Abbiamo il modulo documentale, il modulo di BIM Collaborate o BIM Collaborate Pro, che è quello che gestisce la parte di progetti, quindi la possibilità di collaborare durante la progettazione con i modelli BIM, la parte appunto di take off, che è quella di computazione delle quantità, e infine Autodesk Build, che è quello di cui parlerò più nel dettaglio, che è quello per la gestione del cantiere. Ha tantissime funzionalità, le stanno aumentando. Forse ne manca ancora qualcuna, che ne manca una sicuramente che è recente, che hanno implementato da poco, che è quella di anche avere uno scambio mail, quindi una sorta di corrispondenza interna di cantiere, evitando di mandare mail esterne alla piattaforma. Ha sicuramente la parte documentale, la parte di gestione delle tavole, ha tutta una serie di funzionalità che ci permettono di fare la parte di project management di cantiere, ma soprattutto di scambiarmi informazioni, evitando appunto alcuni strumenti esterni che potrebbero comunque disperdere le informazioni. Ok? Quindi anche lo scambio di un verbale, se posso evitare di prendere, scrivere il verbale in Word, stamparlo in PDF, inviarlo via email e poi non sapere dove viene archiviato, tanto vale che venga archiviato su un verbale di riunione nella funzionalità riunioni. Okay? E poi magari averne anche una copia nei documenti, in modo che sia tutto lì dentro. Questo è un esempio, eh? Vale per tutto il resto. Ovviamente Autodesk Build ha la possibilità di utilizzare tutte le funzionalità che ho in versione desktop, una CDAT che vedo su browser internet. In questo caso le posso trasportare anche su app mobile, e quindi posso portare tutto quello che
essenzialmente vedremo su un dispositivo mobile che mi permette effettivamente di avere le informazioni più a portata di mano anche in cantiere, se proprio appunto non ho il tablet, il telefono in tasca ormai, lo smartphone in tasca, ormai ce l'abbiamo tutti. E quindi senza problemi si può accedere. Si può accedere a tutti i progetti che ho a disposizione. Un accesso anche offline, quindi se ho un cantiere dove sottoterra o in luoghi dove non prende bene la rete, io posso avere il mio progetto offline, fare le mie operazioni che mi servono, ok? Poi quando ho una rete, riapro il progetto e viene ricaricato tutto. Qual è l'obiettivo? Uno degli obiettivi di build. Okay. Sicuramente ci sono obiettivi che riguardano, ma questi insieme ad Ox, la parte di gestione, di project management, di gestione del progetto, quindi ottenere le autorizzazioni su parti di progetto, magari appunto sul progetto costruttivo, ottenere autorizzazioni sulle schede materiali, avere flussi prestabiliti magari per le richieste di informazioni che possono magari provocare un extra costo e quindi poi avere dei dati che mi permettono di gestire questo extra costo. Quindi c'è tutta una parte di gestione di questo tipo. Ma poi l'altro fine che effettivamente può essere riscontrato in Autodesk Build è quello di rendere più efficiente l'attività ispettiva di cantiere per tutte le figure che vanno in cantiere a controllare. Quindi posso avere una gestione di alcuni aspetti su piattaforma e non su carta, che vuol dire essenzialmente due cose: uno, che di non dover riportare dalla carta alla piattaforma, e quindi con possibilità di errore e di perdita di tempo, e una di avere ad esempio dei moduli predefiniti da compilare, quindi un qualcosa di pronto a cui io posso già dare delle risposte, allegare delle fotografie, inserire delle note e fare quello che mi serve. Quindi la velocità nello scambio di informazioni c'è, perché io posso inviare notifiche istantanee agli utenti. Okay. Senza disperdere l'informazione, perché anche con WhatsApp posso inviare una notifica istantanea, ovviamente, però vuol dire disperdere l'informazione da me alle n persone a cui invio il WhatsApp e non so cosa ho di ritorno indietro. Lì l'informazione mi rimane, l'informazione che può essere un ordine di servizio o semplicemente una comunicazione mi rimane come punto aperto del cantiere. E avere un punto aperto del cantiere vuol dire che prima o poi deve essere chiuso e quindi le persone a cui è assegnato devono chiudere quel punto, se no mi rimane aperto finché non lo gestisco. Per cui chi controlla il progetto ha una pagina dove vede tutti i punti aperti del cantiere e quindi sa quali cose sono da risolvere o meno. Se questa cosa la faccio tramite, diciamo, le vie brevi, questa informazione è possibile che invece si vada a perdere. Okay. Se la faccio tramite verbale è ovvio, è una questione più formale, più decisa, che posso comunque gestire in piattaforma, però il tempo di trascrizione del verbale è comunque più lungo perché devo tornare in ufficio, comunque in baracca, scrivere il verbale, inviarlo. Se ho bisogno di una soluzione più spedita, è meglio mandare la notifica, tant'è che tanti, comunque la comunicazione via telefono, diretta c'è in cantiere senza problemi. Quella che vi faccio vedere adesso è una la piattaforma chiama moduli, la vecchia piattaforma le chiamava checklist ed essenzialmente, come dice il nome stesso, una checklist per compilare. In questo caso è una checklist di sicurezza che verifica i DPI e bisogna si va a vedere che mancano, ad esempio, dei DPI. Allora, se manca qualcosa, io posso scrivere una nota, quindi dare una non conformità, scrivere una nota. Eventualmente vedete che c'è il tasto usa la fotocamera, posso fare una fotografia della non conformità o anche della conformità, perché no? Possiamo anche documentare le cose buone del cantiere, chiudere ed eventualmente tenere la checklist come verbale. Nulla vieta che se io alla fine del sopralluogo, adesso questo è un esempio ovviamente semplice, dato anche i tempi che abbiamo, nulla vieta che se io alla fine del sopralluogo voglio comunque fare un verbale, lo possa allegare direttamente a questa checklist in piattaforma, in modo da avere tutte le informazioni nel punto giusto. Questa checklist avrà una data,
avrà una persona che ha effettuato il login e quindi avrà un responsabile. Eventualmente avrà dei campi firma, quindi potrà avere degli altri corresponsabili che potranno firmare la checklist. O il modulo, può essere un modulo anche PDF da compilare, posso metterci dentro le informazioni che mi servono. Okay? Quindi posso, diciamo, direttamente in cantiere andare a gestire la questione con i campi firma, se ho di fianco se sono il coordinatore per la sicurezza e ho di fianco il preposto di cantiere, possiamo direttamente risolvere il problema, quindi senza neanche inviare la segnalazione in cantiere. A quel punto lo scriviamo, lo firmiamo entrambi, siamo a posto così. Questo vale sia per i sopralluoghi sicurezza, sia per i sopralluoghi qualità. Ecco, quello che non si vedeva nel video, ma che si può fare, è obiettivamente la notifica della non conformità può essere inviata direttamente a tutti i soggetti coinvolti, se ovviamente non riesco a dare l'informazione direttamente in cantiere, quindi arriva direttamente a tutti i soggetti coinvolti una notifica da gestire. Un'altra cosa che riguarda più la parte del project management è la gestione del diagramma di Gantt. Questa è abbastanza una novità, novità di qualche mese, di tanti mesi, quindi una novità che comunque c'è da un po' di tempo, è la possibilità di visualizzare la programmazione lavori. Cos'ha di più rispetto a vedere il programma lavori in PDF? Perché poi la differenza è quella, lui non crea il programma lavori, lo visualizza, lo importa da project o da Primavera e lo visualizza. Ha la possibilità anche in questo caso di comunicazioni. Io sto facendo quell'attività, è un'attività che riconosco dal programma lavori, parliamo sulla sua riga di diagramma di Gantt, mandiamoci dei commenti, alleghiamoci dei documenti, delle autorizzazioni a fare quell'attività, quello che voglio. La cosa bella di questo strumento è che tutte le funzionalità, dalle attività all'interno del programma lavori, alle risorse che vedremo dopo, alle checklist, possono essere collegate tra loro. E quindi se io ho bisogno di una checklist per avviare un'attività e non la trovo perché ne ho 2000, magari se faccio il passaggio dall'attività riesco ad avere accesso alla checklist e a vedere se è stata autorizzata o meno quell'attività prima di farla partire. Questa è quanto. Quindi posso tenere traccia anche delle proposte, posso proporre delle modifiche al piano e tenerne traccia. Poi il piano va comunque modificato sul software che ha creato il piano, però in questo caso posso tenere traccia di tutte le modifiche e confrontare anche i piani vecchi con le nuove versioni. E questa è sempre un'altra visualizzazione del piano. In questo caso si vede il percorso critico. E un altro commento con riferimento anche al piano. Abbiamo poi la possibilità di gestire le risorse. Cosa mi serve gestire le risorse? Gestire le risorse, una volta si chiamava questo quando ancora c'era la versione inglese, si chiamava equipment tracking. Gestire le risorse vuol dire avere una serie di appunto risorse che possiamo identificare, per fare un esempio, non so, con macchine impiantistiche, unità di trattamento aria, una caldaia, un qualsiasi cosa, che posso tracciare in cantiere, quindi di cui posso aggiungere informazioni e di cui posso tenere conto direttamente dal mio smartphone, dal mio tablet, posso aggiornarle, posso arrivarci in maniera semplice. Da poco tempo questa funzionalità è possibile attivarla direttamente da modello, quindi l'importazione delle risorse all'interno della piattaforma, che prima avveniva con un Excel, adesso arriva direttamente da modello BIM. Okay? Funziona con Revit, ma funziona anche con l'IFC. C'è la possibilità di andare a scegliere all'interno del modello Revit, comunque del modello BIM, quelli che sono gli oggetti da caricare. Vado a mappare in questo caso le proprietà, quindi se io ho in un'attrezzatura meccanica, in questo caso una serie di proprietà, il diametro, la potenza, tutto quello che mi serve, vado a mappare le proprietà, mi ritrovo nella lista risorse del mio Autodesk Construction Cloud una serie di oggetti che sono legati agli oggetti del modello. Ok? Quindi la mia lista risorse
viene dagli oggetti modello. Se io seleziono una risorsa, ho una serie di informazioni che visualizzo e a cui posso allegare documenti. Attenzione, posso allegare documenti, posso allegare checklist, quindi se ho una checklist di controllo su un determinato macchinario, la posso allegare qui, per cui quando mi arriverà quel macchinario in cantiere, cosa posso fare? Posso andare a cercare la risorsa, posso accederci direttamente tramite un QR code che è direttamente sul macchinario. Non ce l'ho, scusate, pensavo di avercelo nella slide. E quindi posso gestire tutta la documentazione relativa a quella risorsa. Aspettate. Ok. Vado in fondo al video, che era quello che vedevamo prima della gestione delle risorse. Ok. Posso aggiornare dei dati. Quindi aggiorno dei dati, ad esempio, aggiorno la data di posa di quella risorsa. Aggiornando la data di posa di quella risorsa, posso in qualche modo tornare indietro nel modello, aggiornare. Vediamo qua nell'ultima slide, aggiornare i dati del modello e quindi mettere una data tra i dati del modello, filtrarli e vedere quali sono stati fatti nell'ultimo mese, ad esempio. Per cui quantificare, ad esempio, le quantità a sale. Sono tutta una serie di strumenti, vi ho raccontato i principali, ma ce ne sono altri, che ci permettono di avere in un unico, in un'unica piattaforma una serie di potenzialità che ci permettono di gestire i sopralluoghi in cantiere in maniera digitale e in maniera quindi da raccogliere e collegare tutte le informazioni che ci servono tra di esse. Io ho concluso, vi ringrazio per l'attenzione, ovviamente se ci sono domande sono a disposizione. Grazie, vediamo un po' se ci sono delle domande. No, qualche secondo. Direi di no, quindi ringrazio l'ingegner Emanuele Cassano di Continuo per la presentazione e auguro a tutti una buona Grazie, buona serata.